Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo tuo Figlio inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiustizia, sentenza fu tolto di mezza. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza e né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono il rifiuto dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge. Sono come un morto, lontano dal cuore. Sono come un coccio da gettare. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ma io confido in te, Signore. Dico, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei amici, nemici e dai miei persecutori. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul tuo servo fa risplendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia. Siate forti, rendete saldo il vostro cuore. Voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a Lui, venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, il reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, o Cristo. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Gloria e lode a te, o Cristo. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che al di sopra di ogni altro nome. Gloria e lode a te, o Cristo. Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda, dunque, preso un distaccamento di soldati e delle guardie fornite dai sommi sacerdoti e dai farisei,
si recò là con lanterne, torce e armi. Gesù, allora, conoscendo tutto quello che gli doveva accadere, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era là con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse «sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si adempisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato», allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori e colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la tua spada nel fodero. Non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato?» Allora il distaccamento col comandante e le guardie dei giudei afferrarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli era infatti suocero di Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno. Caifa poi era quello che aveva consigliato ai giudei: «È meglio che un uomo solo muoia per il popolo». Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme con un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote e perciò entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare anche Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: «Forse anche tu sei dei discepoli di quest'uomo?» Egli rispose: «Non lo sono». Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco perché faceva freddo e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Allora il sommo sacerdote interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e alla sua dottrina. Gesù gli rispose: «Io ho parlato al mondo apertamente. Ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non sono mai detto nulla di nascosto. Perciò, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto». A queste parole, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: «Così rispondi al sommo sacerdote?» Gli rispose Gesù: «Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Allora Anna lo mandò legato a Caifa, sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava là a scaldarsi. Gli dissero: «Non sei anche tu dei suoi discepoli?» Egli lo negò e disse: «Non lo sono». Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: «Non ti ho forse visto con lui nel giardino?» Pietro negò di nuovo e subito un callo cantò. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: «Che accusa portate contro quest'uomo?» Gli risposero: «Se non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato». Allora Pilato disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». Gli risposero i giudei: «A noi non è consentito mettere a morte nessuno». Così si adempivano le parole di Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te
oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?» Pilato rispose: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù.» Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.» Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?» E detto questo, uscirono di nuovo verso i giudei e disse loro: «Io non trovo in lui nessuna colpa. Vi è tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei?» Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, ma Barabba!» Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: «Salve, re dei giudei!» E gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa.» Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l'uomo!» Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: «Crocifiggilo, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa.» Gli risposero i giudei: «Noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio.» All'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura ed, entrato di nuovo nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei?» Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: «Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?» Rispose Gesù: «Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande.» Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridarono: «Se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare.» Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabatà. Era la parasceva della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re.» Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Metterò in croce il vostro re?» Risposero i sommi sacerdoti: «Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare.» Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: «Gesù Nazareno, il re dei giudei.» Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I sommi sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: «Non scrivere il re dei giudei, ma che egli ha detto: io sono il re dei giudei.» Rispose Pilato:
Ciò che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero proprio così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la scrittura: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Era il giorno della Parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portate via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe al primo e poi all'altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si adempisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con gli oli aromatici, come usanza seppellire per i giudei. Ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. Là dunque deposero Gesù a motivo della parasceve dei giudei, poiché quel sepolcro era vicino. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non aprì la sua bocca, così abbiamo ascoltato dal profeta Isaia. Meno male, dirà qualcuno, così non parla più.
Forse reagirà così per non ascoltare la parola intollerabile. Reagirà con sospetto, con sufficienza, con distanza. Eppure la parola intollerabile è così intensa che lo stesso evangelista ci riferisce l'essenziale. E chinato il capo, consegnò lo spirito, come abbiamo ascoltato dal Vangelo della Passione dell'evangelista Giovanni. Cosa consegna Gesù con il suo spirito? Gesù consegna un grido: vi amo ancora, vi amo tutti. Sì, voi mi avete tradito e io vi amo tutti. Mi avete condannato e io vi amo tutti. Mi avete umiliato e io vi amo tutti. Mi avete torturato e io vi amo tutti. Mi avete crocifisso e io vi amo tutti. Vi amo ancora, vi amo sempre, vi amo tutti. Nella forza di questo amore prende parte alle nostre debolezze, come abbiamo ascoltato dalla lettera agli Ebrei. Ma noi non abbiamo bisogno del suo amore. Cerchiamo chi ci procura facili divertimenti e buoni affari, che ne abbiamo a che fare di queste chiacchiere. Ma la parola intollerabile di questa sera, io vi amo, continua a scuotere la terra. Parole scritte con tanto sangue e tanta sofferenza. Vi amo perciò, vi faccio dono del mio segreto più intimo e necessario. Vi amo. Piuttosto che abbagliarvi con la mia luce, entro nelle vostre tenebre ripetendovi: vi amo. Ma è importante che tu ci ami? Noi non siamo amabili, perché non amiamo nessuno e neanche noi stessi. Non sarebbe meglio che tu salvassi te stesso? Noi non abbiamo bisogno di salvezza. Le parole intollerabili per molti sono invece necessarie per noi, che le vogliamo ascoltare proprio in questo momento di grandi smarrimenti. Francesco, nei boschi del Subasio e sul monte della Verna piangeva l'amore non amato. È giusto allora stare con Francesco nei boschi del Subasio e sul monte della Verna a piangere l'amore non amato, a forzare con la nostra sensibilità la pietra dell'indifferenza perché torni ad albeggiare il suo amore misericordioso. Così sappiamo che la storia non è una vicenda insensata, ma una vicenda di libertà. L'amore giunge a compimento nel dono della vita, dicendoci che non c'è situazione che non diventi occasione per amare e quindi per far festa. La situazione è occasione per far festa. Amen.
Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e tranquilla di render gloria a Dio Padre Onnipotente. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa diffusa su tutta la terra perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente ed Eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato la sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per il nostro Vescovo Crescenzio, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Kyrie Potente ed Eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il tuo dono, della tua grazia, tutti i membri della comunità, nel loro ordine grato, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Kyrie eleison. Kyrie Onnipotente ed Eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli,
aumenta nei nostri catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale, siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore di Dio nostro conceda loro di vivere la verità e professano, e li raduni e li custodisca nell'unità della Chiesa. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, che riunisci dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che li scelse prima fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola, li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Kyrie. Onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Kyrie. Onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità camminando alla tua presenza in sincerità di cuore, e a noi tuoi fedeli concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
onnipotente ed eterno. Tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà. E stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune nella vera libertà e nella vera pace. Kyrie. Onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre Onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente. Allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore e sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente. Salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Finita in questo momento la prima parte di questa liturgia del Venerdì Santo, inizia adesso la seconda parte, l'accoglienza della croce, il bacio alla croce che farò solamente io, e poi diremo la parte successiva. Ecco il legno della croce, a
al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Venite, adoriamo. Ecco il legno della croce al quale fu appeso il Salvatore del mondo. Venite, adoriamo. Venite. Agios, o Theo, Agios, Ischiros, Agios, Athanatos, Eleison, Imas. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato, dammi risposta. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Agios, o Theos, Agios, Agios Satanatos eleison imas. Che altro avrei dovuto fare e non t'ho fatto? Io ti ho piantato mia scelta e flori da vigna, ma sei divenuta aspra e amara, perché mi hai spento la sete con l'aceto. Agios, o Theos, Agios, Ischiros, Agios, Satan, eleison imas. Volevo spiegare un attimo il segno che ho fatto dopo il bacio della croce. Non ho tolto quest'anno le scarpe,
come segno, come se mi fossi sentito costretto ad una celebrazione senza di voi, e quindi è una forma di solidarietà che ho voluto esprimere nei vostri confronti, e certamente non di meno riguardo nei confronti della passione di Gesù. Ma ho fatto un gesto, non penso che abbiate visto, ho unto di piedi i piedi di Gesù di nardo, nardo che ho portato dalla Terra Santa all'ultimo viaggio che abbiamo fatto come comunità. Il nardo è il profumo con il quale Gesù non è stato sotterrato, ma è stato unto da Maria, la sorella di Lazzaro, e la stanza si riempì di profumo, e lo sperpero dell'amore. E a nome vostro ho voluto ungere i piedi a Gesù con questo profumo che è irresistibile e molto forte, e in modo da sentire anche il profumo in questa celebrazione, il profumo della comunità. E adesso rendiamo quel che si deve anche a Maria, il giusto posto, cantando per un attimo lo Stabat Mater, e dopodiché Padre Alberto porterà l'Eucarestia al centro, quello che abbiamo consacrato ieri, con la quale possiamo solamente comunicarci io e lui. Stabat Mater dolorosa, justa croce lacrimosa, dum pendebat, dum pendebat, dum pendebat, filius, cuius anima gementem, conti strada et dolentem, per transivit, per transivit, per transivit, gladius. Stabat Mater dolorosa, justa cruce lacrimosa, dum pendebat, dum pendebat, dum pendebat, filius. Insegnamento possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Umilio se stesso come se preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ha rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del Cristo tuo Figlio, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. Amen. L'assemblea si scioglie in silenzio davanti alla croce da questo momento fino a domani. Alla veglia si genuflette. Vi ricordo che domani sera la veglia è alle ore 20. Thank you.